Eccoci qua a dare inizio a quest'ultimo matinè musicale. Signore e signori, alunni dell'Istituto Comprensivo di Belmaura, vi offriamo un caloroso benvenuto ed un caloroso ringraziamento va fatto agli amici della gioventù musicale, nella persona specifica della signora Silvana Martinelli, a cui facciamo un applauso, perché lo merita ed è grazie a lei che siamo qua, che inserendoci nella loro programmazione progettuale ci ha permesso di essere qui oggi. Come inizieremo il nostro matinè? Innanzitutto mi preme ricordare, ahimè, una persona che è stata la mia prima maestra e con la quale ho mosso i miei primi passi vocali nel coro delle voci bianche della città di Trieste, la professoressa Edda Calvano, che lo scorso mese è venuta a mancare e che tanto lustro ha portato a Trieste con il proprio impegno di musicista, pianista, insegnante al conservatorio e direttore di coro per più di 50 anni. Quando ho parlato di lei al mio gruppo corale, subito si sono offerti di dedicare un canto ed è con quello che inizieremo questo mattino musicale, con l'Ave Maria di Schubert. Il cui brano musicale ha origini profane, al quale successivamente è stato abbinato un testo di preghiera. Grazie.
prima di Della Rossetti, volevo farvi sapere che il nostro dirigente purtroppo non può essere presente e che lui anche ha tanto caldeggiato e favorito questa iniziativa che si è potuto appunto realizzare qui al Teatro Miela, e perché ha avuto un incidente, si è rotto tutte e due le braccia, e con un applauso gli formuliamo i nostri migliori auguri di parte della regione. Insieme alla prima B della scuola Caprin ha potuto durante questo secondo quadrimestre fruire di lezioni sistematiche di canti tratti dal repertorio classico e popolare di lingue minoritarie del Friuli Venezia Giulia, tedesco e sloveno. Il coro della Caprin, impegnato in un saggio natalizio con melodie tratte da repertori popolari europei in lingua spagnola, francese e inglese, oltre che italiana, ha l'opportunità, unito a queste due classi, questa volta di esprimersi in questi due nuovi idiomi. Grazie alla collaborazione degli insegnanti di lingua tedesca Francesca Masini ed Elisabetta Gambi e con quelli di madrelingua slovena Eric Kuret ed Irene Zobek, sono stati scelti alcuni brani che dovevano, per cui appunto meritano un applauso sicuramente. Sono stati scelti alcuni brani che dovevano avere delle caratteristiche ben precise, fate attenzione, soddisfare gli apprendimenti per due classi di età differente, 6 e 11 anni, e coniugare le differenti capacità espressive dal punto di vista linguistico e musicale, riuscendo a lasciare negli alunni un piccolo patrimonio culturale e valorizzando così le tradizioni del nostro territorio. È stato un lavoro piuttosto impegnativo e difficile, ma insomma cercheremo di fare del nostro meglio. E adesso lascio la parola alla collega Zobek con la presentazione di ciascun brano. In lingua slovena sarà Ciuk Seje Oženio. Descrive le peripezie di un gufo innamorato e di ciò che deve fare per attirare l'attenzione della sua civetta preferita, chiedendole poi in che cosa consista la sua dote, che risulterà essere alla fine una botte di vino e un bel galletto. Yeah.
il secondo brano è la celebre Ninna Nanna di Brahms. Questo, nella prima strofa in tedesco, descrive l'addormentarsi di un bambino in un lettino adornato di rose e garofani e di questi profumato. L'auspicio è che nel sonno venga ben custodito da alcuni angioletti e gli sia mostrato l'albero del bambino Gesù. È un invito a dormire beati e tranquilli, guardando nel sogno il paradiso. Moyochka ima konichka dva. Passiamo adesso ad un brano allegro popolare sloveno. Qui viene espressa la gioia di un bambino di possedere uno dei due cavalli belli e forti del suo papà. Con essi vuole correre nel vento attraverso monti, valli e prati verdeggianti. E ora la volta di Zeit für Ruhe. È un brano dolce che verrà proposto in forma di canone. Indica l'arrivo del tempo del silenzio, che anticipa quello del riposo. Bisogna trattenere il respiro e non fare chiasso per non rovinare il silenzio e per poterlo ascoltare.
La quinta canzone è Le Sekai Sekai Smrecizo. Descrive il taglio di un abete per poter costruire una barchetta e poi potrà andare per mare. Ma una bambina dispiaciuta piangerà quando la barca se ne andrà verso l'orizzonte. È un brano popolare austriaco che descrive nella sua prima strofa in tedesco il ritorno della primavera con il risuonare dei canti di gioia e del flauti dei pastori. Anche questo brano verrà proposto in forma di canone. Dei laghi cristallini sotto il monte Triglav e dell'emozione forte che si prova a stare in questi splendidi luoghi. Questo brano conclude il nostro repertorio Si Daia, volto a valorizzare la cultura e le tradizioni musicali delle minoranze linguistiche del Friuli Venezia Giulia.